che arriva, guardate che stile che ha Viola. Io sono sicuro che da grande diventerà più brava della Longoborghini e della Paternotte. Fate un bel applauso a Viola, che transita adesso su rettilineo parallelo a quello d'arrivo. Cercavo un mare calmo e ho trovato te, col vento così forte, non dirmi buonanotte, soltanto per stasera. Alla meglio, il tempo, amore capolina, che sono luna piena, come in una favela. Non si può parlare di quella santa prima gara, è un semplice ordine di passaggio informale. Nessuno dorme, c'è il sole anche di notte, l'ho detto mille volte, che tutto può succedere. Un cordiale benvenuto agli appassionati di ciclismo e soprattutto di ciclocross. Ci troviamo a Ospitaletto Mantovano per la tappa inaugurale del Trofeo Lombardia, una manifestazione che si suddivide in 8 prove e proprio in terra mantovana ha il suo momento iniziale. Protagonisti di questa giornata di ciclocross sono più di 200 atleti. Tra gli esordienti maschi vediamo in fuga l'atleta Daniele Longoni del Triangolo Lariano, che ha già posto alle sue spalle un vantaggio notevole e si presenta solitario al traguardo, aggiudicandosi la prova in categoria. Daniele Longoni, Triangolo Lariano. Proseguiamo con altri atleti che si stanno rendendo protagonisti di questa giornata dedicata al ciclocross, una manifestazione organizzata dall'associazione La Senga con il sostegno del CONI di Mantova e con la collaborazione del Centro di Solidarietà Mantovano, l'ARCA. Un appuntamento che nel esaltare le caratteristiche dello sport e del ciclismo vuole essere anche un messaggio di aiuto a chi ha scelto strade diverse. Per quel che riguarda gli ospiti del Centro di Solidarietà, al via il presidente del Comitato Provinciale Mantovano della Federazione, Fausto Armanini, che aveva anche al proprio fianco Stefano Pedrinazzi, responsabile tecnico regionale dell'off-road, con lui anche il vicepresidente provinciale Walter Chicchi e l'esperto di ciclocross Gino Bortoluzzo. Ma le emozioni continuano in quel di Ospitaletto. Sono in gara gli atleti della categoria allievi, partono anche le allieve donne e subito si porta al comando Arianna Bianchi del team Piton, che sta correndo con la maglia di campionessa regionale per quel che riguarda la specialità. Arianna Bianchi determina subito i ritmi di questa gara e sta mettendo del vantaggio alle sue spalle, anche se le inseguitrici con qualche problema tecnico cercano di restarle a ruota. È sempre lei che comanda e che si aggiudica la gara. Ecco la campionessa regionale che taglia vittoriosa il traguardo. A esultare per la vittoria tra le esordienti del secondo anno, Arianna Bianchi della Piton. Una gara dura ma condotta sempre in testa dal prima all'ultima pedalata. Sì, ho cercato di prendere le prime posizioni fin dalla partenza, ho visto che riuscivo a tenere un buon ritmo e sono andata via da sola. Un circuito che ti piace? Hai dovuto modificare le tue caratteristiche tecniche? Sì, è abbastanza bello il percorso, c'è da spingere molto, soprattutto nei tratti di fango, però è molto bello. Chi temevi di più tra le tue avversarie? Beh, Martina e poi non le conoscevo le altre. Il fatto di indossare la maglia di campionessa regionale della specialità ti ha imposto anche questa vittoria? Sì, sapevo di aver vinto lo scorso anno, ma da un anno all'altro possono cambiare, quindi non avevo la certezza di vincere questa gara. In bocca al lupo. Grazie mille.
Schierati sulla linea di partenza gli allievi del secondo anno, si riconoscono il campione regionale Luca Furlan della Piton e il compagno di squadra Stefano Leali Mantovano, che sta gareggiando e ottenendo ottimi risultati nella specialità del ciclocross. Noi nel frattempo andiamo a vedere i verdetti che sono stati emessi nelle gare che hanno preceduto quella degli allievi del secondo anno. Nella esordienti femmine del primo anno la vittoria è andata a Evelyn Romina Desciuva della Cicli Fiorin. Per gli esordienti primo anno maschi, Daniele Longoni del Triangolo Lariano. Per gli esordienti del secondo anno Nicola Battaini della Dilettantistica Fonzaso. Per le donne esordienti del secondo anno Arianna Bianchi Team Piton. E per gli allievi maschi primo anno Milo Marcolli Busto Garolfo. Chiudiamo questa panoramica con le atlete allievi del primo e secondo anno, Benedetta Brafa del Val di Dentro Bike Team. Continuano le emozioni a Ospitaletto per il trofeo Comuni di Marcaria Ospitaletto, prima prova del trofeo Lombardia. Stefano Leali, Piton Mantovano, è secondo oggi nella tappa, nella prima tappa del trofeo Lombardia qui a Ospitaletto Mantovano. Stefano, hai fatto una gara straordinaria, sempre al comando, ma il compagno di squadra negli ultimi metri aveva quel po' di più che è servito per vincere. Ma sì, oggi ho deciso di partire un po' con cautela, non ho strappato subito e ci siamo ritrovati in due subito all'inizio. Abbiamo fatto un ritmo molto elevato, siamo riusciti ad andare via, cambi regolari. Dopo Luca ha avuto un problemino alla bici, ma niente di che, e all'ultimo giro ce la siamo giocati all'ultimo. Un secondo posto in questo inizio di stagione che è ben augurante. Il circuito come l'hai trovato? Ma era molto veloce, molto adatto a me e per fortuna il fango non era moltissimo, solo nell'ultimo tratto sono riuscito a spingere bene e niente, mi piaceva, era molto tecnico, mi è piaciuto, sì. La salita dei laghi di Calcano, ma anche dei piedi del Mortirolo, dopo di Sant'Agata. Proseguono le gare a Ospitaletto Mantovano per il trofeo Comuni di Marcaria e Castellucchio. Ora sulla linea di partenza vediamo schierati i juniores e i master. Per le femmine e le donne junior, una gara entusiasmante già si sta preannunciando questa, ma noi andiamo a darvi i nomi dei protagonisti di questa parte della giornata di ciclocross a Ospitaletto Mantovano. Tra le donne junior vince Marta Zini del Team Verona MTB. Per quel che riguarda gli elite under 23, Gabriele Spadoni del Cycling Development Guerciotti. Per le donne elite invece sul gradino più alto del podio Nicoletta Bresciani. Arriviamo ai master, fascia 1 Paolo Strullato, Chero Group Team Sfrenati. Master 2, fascia 2 Remo Bardelli del Spilla Team. Master fascia 3 Mimmo Toni del team Jacobike e infine Master Woman Federica Sesenna della Lugagnano Offroad. Attenzione all'alzata di braccia, vince il numero 199 Remo Bardelli. Applausi al 180, secondo tra gli amatori Longoni Gianluca della MTB Triangolo Lariano e terzo è Montanari, società Fonzaso, primo è il numero 136 Beniamino Bonal e secondo è Lorenzo Farinati, terzo Nicola Bernardi.
Joshua Bonan Beniamino, vincitore tra gli juniores, una gara tirata, una gara che ha visto anche gli amatori cercare di mettersi al fianco di questo vincitore, ma alla fine è esultanza, è vittoria, prima tappa del trofeo Lombardia per Beniamino. Esattamente, un'emozione unica, era da quando ero G6 che non vincevo e finalmente è arrivata. Ringrazio prima di tutto la squadra e tutti coloro che mi hanno seguito. Il circuito, nelle tue corde o hai dovuto adattare le tue caratteristiche tecniche? Beh, diciamo che di tecnica ne ho acquisita molta nell'ultimo anno, essendo che ho fatto mountain bike, però mi tocca dire che il fango, diciamo, non è il mio punto forte, però questa volta appunto controllando e tenendomi fino all'ultimo sono riuscito a spuntarla. Tra i master mantovani ecco Gabriele De Carli, ancora una volta a Ospitaletto e ha completato la gara, c'è soddisfazione? Sì, anche se diventa sempre più dura perché oramai 75 sono tanti, però cerco di mettere sempre, peccato per quel fango che c'era là, se no andava un po' meglio. Comunque sono soddisfatto con me. Io partecipo perché mi piace, c'è una moglie che mi segue, andiamo in giro. Venerdì e domenica sono stato a Padova, poi vado a Modena, cioè vado un po' per tutto. Naturalmente arrivo dietro perché ormai il fiato è quello che è, mi accontento. Ancora una volta il Centro Mantovano di Solidarietà L'Arca ospita il ciclocross. Siamo col presidente del Centro Mantovano di Solidarietà, Maurizio Mirandola, e ancora una volta è un grande successo, sia di sport ma anche di impegno sociale. È vero, è un binomio che funziona sempre, recupero e sport vanno di pari passo. Là dove ci sono valori noi ci siamo, perché serve a noi ma serve soprattutto ai nostri ragazzi che hanno bisogno di esempi positivi e qui ne trovano finché vogliono. Quindi sarà sempre la sede del ciclocross finché ci saranno le condizioni ambientali per ospitare? Assolutamente sì. Sean Kingston, Josie, Lello, Takagi, Getra. Siamo così arrivati al momento dei saluti, una giornata straordinaria, quella che ha dato il via all'edizione 2019-2020 del Trofeo Lombardia ad Ospitaletto Mantovano, perfetta la macchina organizzativa predisposta dall'associazione La Senga con il sostegno del CONI e della Federazione Ciclistica Italiana. Una giornata che si è conclusa con tante emozioni e tanto entusiasmo. È tutto da Ospitaletto. Paolo Biondo, Massimo Gallesi vi salutano e vi ridanno appuntamento all'anno prossimo per una nuova edizione del Trofeo Comuni Marcaria e Castellucchio. Maglia della Cycling Development, applauso del pubblico, applauso del pubblico. Gabriele Spadoni, primo. 63. Maglia della Cycling Development. E lui è il numero 152 e si classifica secondo. Gargantini, terzo è Paccagnella, secondo Dario Gargantini, terzo Thomas Paccagnella. Protagonista di questa prima tappa del Trofeo Lombardia, il mantovano David Baracca. Con la maglia degli amici del pedale rivaltese hai cercato di giocare il ruolo di protagonista, ce l'hai fatta. Una gara davvero interessante, vissuta sempre con i primi. Sì, insomma, ho ripreso quest'anno dopo 13 anni di stop, riprendendo un po' dalla mountain bike. Questa per oggi è la mia prima esperienza assoluta in ciclocross. Positiva, dai, si fa esperienza. La forma sta arrivando purtroppo adesso, i chilometri delle gambe sono pochi, ma un buon auspicio per l'anno prossimo. Un circuito che ti è piaciuto? Circuito bello, molto tecnico, molti rilanci,
fanno male un passistone come me, però provano bene.